ciao da Goccia, dalla sala di Goblin di Perugia, che ovviamente sapete anche voi qual è, che ve lo dico a fare, ma io ve lo dico uguale, Hydra Games. Oggi si va ad aprire con gli apriscatole un gioco giochillo che è questo qua, Crescent Moon, gioco di Steve Mathers della Osprey. Gioco molto asimmetrico, parecchio asimmetrico, con un angolino bozzato grazie al corriere di una ditta che c'ha i camioncini rossi, che invece di suonarmi me li lancia di là dal cancello, così a caso, e scrive consegnato. A parte questo, molto molto asimmetrico, controllo aria per quattro o cinque giocatori della durata di 150-180 minuti, 14 o più, ma secondo me qualcosina ci sta. La durata è da vedere se sarà quella. Plastiche via, angolino bozzato per i posteri, ma accidente a loro. Mi si apre neanche, mannaggia alla peppetta. Vada là, Crescent Moon, avendo con i componenti. Che ogni fazione, un po' come in Root, qui fa come gli pare, gioca come meglio crede, e sono 13 pagine di regolamento e poi il combattimento. Influenza, gli attributi unici e come setappare meglio la mappa in modi diversi, e in fondo i pezzi di partenza delle varie fazioni. Un comodo foglietto riassuntivo, per non dire regolamentino, che sta a dire le caratteristiche, l'obiettivo, le entrate e i pezzi che ha ciascuna fazione, il Murshid, il Sultano, Nomadi e i Warlord, nonché il Calippo con la F, fustella, normalissimo fustella, e si levano anche abbastanza bene. Le varie zone di mercato, le lune, le segnalini di ciascun giocatore e il mercato del sultano, che a quanto ne so è lui che fa il prezzo delle carte, un giocatore. Ziplo, vabbè, ne la posso fare, ne fa difficile, ma se va così e via. Qua abbiamo le varie aree, che ogni area di gioco a quanto pare influenza e fa qualcosa. Le cave, montagne, eccetera eccetera, fanno qualcosa, quindi la mappa è solo questa. I sacchetti di ciascun giocatore, sono belli spessi, giusti per la mano, e vanno a formare Voltron alla grande, e un mazzetto di carte. Carte non telate, leggerine, che verranno messe poi nel mercato così là, state qua sotto in questa maniera.
dietro sono tutte uguali, infatti ognuno metterà le carte alla vendita. Le situazioni sono quelle di mi piace o non mi piace, tutto questo. Carte riassuntive per combattimento, per l'influenza e queste. Ce ne sono solo tre. Benissimo. Andiamo a vedere qua nel sacchettone del plasticone con la nostra amica. Cosa c'è? Abbiamo casette gialle, che odore di legno, verdi, rosa, che sono tutte uguali, queste qui gialle dei nomadi, il resto sono uguali, molto uguali. Abbiamo i palazzoni, palazzoni uguali, stessa cosa, ne due per i gialli. Differenti per i blu. E il verde, il nero ce l'ha in questa maniera e il verde è uguale, ce l'ha due, ce l'ha tutti uguali. E questi sono gli edifici più grossi. E qui abbiamo i cippettini tondi con la fazione disegnata sopra, quindi niente di speciale, cammellate come se non ci fossero domani. Direi che questo è tutto da Crescent Moon e il suo angolo bozzato. Ciao, alla prossima.